davvero con affetto, perché mi è arrivato come un'ondata d'affetto da parte vostra. Tutti i vostri volti, le mani che si stringono, i sorrisi, i messaggi video. È davvero una grande cosa quella di ritrovarsi insieme e accoglierci gli uni gli altri. Ed è molto bello sentire le vostre storie, la storia di questo luogo. Voi sapete che nell'antichità, nei primi secoli, quando nasceva una chiesa intorno al vescovo, ci si preoccupava prima di tutto di costruire la chiesa, almeno dal IV secolo in poi. Poi si costruiva un luogo per ascoltare insieme la parola di Dio, una specie di casa della parola, dove insieme la chiesa si riuniva per ascoltare la parola e condividere la vita. Ma contemporaneamente si faceva sempre una terza casa, è un po' come il Biancazzurro, una casa della carità, dove la comunità cristiana potesse accogliere tutti, soprattutto le persone più fragili. E allora che cosa succede nella Chiesa quando la Chiesa si riunisce e accoglie le persone fragili? Allora, io sapevo che sarei venuto qui, me l'avevano detto, ho avuto la soffiata, Don Patrizio mi ha raccontato, io sono rimasto, gli ho detto che cos'è Bianco-Azzurro e lui mi ha spiegato un po' che cos'era. Allora mi sono preparato a questo incontro e l'ho fatto scegliendo, come ho fatto per i ragazzi a 100 buchi, un versetto del Vangelo che volevo regalare a voi, perché qualcuno l'ha regalato a me, mica per altro. E allora, quando ci si dona la parola di Dio, è sempre una cosa molto bella. Che cosa succede quando la comunità cristiana accoglie chi è più piccolo? È il capitolo 18 di Matteo. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Allora, succede questo, che noi accogliamo uno che è considerato uno piccolo, come un bambino, e invece accogliamo Gesù. Ma quando accogliamo Gesù, come qualcuno ha detto prima, non rimaniamo tali e quali. Quando una comunità cristiana accoglie i più piccoli, non rimane tale e quale. Diventa il regno di Dio, che per Gesù mica è solo il paradiso, è anche qui in terra, è dove Dio regna, perché si fa la sua volontà. Come che ti chiami tu? Mattia. Mattia. Quando ho visto che Mattia si sedeva accanto a me, avendo intenzione di leggere con voi questo brano di Vangelo, ho detto: ci siamo proprio. Però in realtà Gesù non pensava soltanto ai piccoli come Mattia, ma intendeva dire tutte le persone fragili, perché Gesù prende un bambino perché è il simbolo del